L'ultimo capitolo, perciò, di quel mosaico che abbiamo voluto costruire in queste lezioni e che ci porta alla comprensione del mondo molto complesso nel quale si muove e inizia la sua esperienza Caravaggio, è proprio quasi come un filo che torna su se stesso, un cerchio che torna su se stesso, è l'ambiente milanese. E soprattutto perché Caravaggio, nei primi anni della sua formazione, si trova ad estremo contatto, a stretto contatto, non soltanto con una pittura, ma con un ambiente. E l'ambiente, chiaramente, che è fortemente influenzato dalla presenza di San Carlo Borromeo e anche degli strascichi che lascia la figura di San Carlo negli anni che si addentrano verso gli ultimi decenni del Cinquecento. È una figura, quella di San Carlo, di grande forza, e non semplicemente da un punto di vista religioso, ma l'impatto che San Carlo ha sulla società, sulla cultura e sulla, oltre quindi che sulla Chiesa e sull'arte, è difficilmente misurabile in cose piccole, perché fondamentalmente San Carlo reimposta tutta l'idea di chiesa, tutta l'idea di struttura ecclesiastica, proprio a partire da quello schema molto rigoroso e per lui perfino rigorista che viene fuori dalla cultura del Concilio di Trento. E San Carlo, fondamentalmente, però, è ricordato anche come il cardinale che si mette in prima linea nell'occasione della peste del 1575, che poi ridonderà poi nella peste del 1630, dove sarà invece protagonista Federico Borromeo, suo parente, e noi di quella peste abbiamo più ricordo proprio a motivo, letterariamente parlando, del grande capolavoro di Manzoni, cioè I Promessi Sposi, che sono un affresco mirabile di un'epoca e anche di quell'epoca vista chiaramente con gli occhi di un Ottocento. Però San Carlo, dall'altro lato, è messo alla prova, cioè il suo sistema chiesa e il suo sistema società è messo fortemente alla prova proprio dalla pestilenza del 75 e diventa in qualche modo quel momento il momento cardine di un certo tipo di idea della spiritualità, che è una spiritualità che diventa estremamente legata al terreno. Cioè, più San Carlo guarda al discorso spirituale e più quello che è necessario, è estremamente terreno, anzi si esprime in termini fortissimamente terreni. E quindi tutta la sua spiritualità è una spiritualità nella quale il rapporto con la carne è estremamente forte. Chiaramente per San Carlo il rapporto con la carne inteso come tensione ascetica che porta all'astinenza. Però tutto questo insieme porta anche gli artisti a riflettere sull'importanza dell'esprimere in maniera palpabile, in maniera chiara, addirittura in maniera qualche volta violenta, questo rapporto conflittuale con la carne. E allora questo viene fuori particolarmente con quegli artisti che sono chiamati i cosiddetti pittori carliani, ovvero gli artisti che in parte lavorano già sotto San Carlo, ma che portano la loro esperienza artistica, soprattutto appena dopo la morte di San Carlo, fin verso il 1630, per comprenderci. E sono quegli artisti che poi vengono per lo più anche cooptati per realizzare quello che è probabilmente il ciclo di fine 500, di inizio 600, in verità, più straordinario che è stato realizzato nella cultura lombarda, ovvero
i quadri per la beatificazione di Carlo Borromeo e i quadri per la santificazione, dipinti che vengono esposti una volta all'anno nel Duomo di Milano e che erano a tutti gli effetti un grande teatro, cioè il grande teatro nel quale venivano messe in scena le storie di Carlo Borromeo. È estremamente interessante anche questo discorso, il fatto che naturalmente apparati effimeri per la beatificazione, la santificazione di un uomo o di una donna venivano realizzati quindi alcuni dipinti affidati in genere ad artisti, ma che avevano un compito momentaneo, potremmo dire, venivano utilizzati per il momento della canonizzazione e poi rimanevano nella casa, nella quale la casa del fondatore, ma i quadri per la beatificazione di Carlo e per la sua canonizzazione diventano immediatamente, cioè subito nell'idea di Federico Borromeo, diventano a tutti gli effetti una celebrazione di Carlo Borromeo e del suo concetto di chiesa e di società. E questo è estremamente importante perché ci fa capire la grande differenza che esiste tra un apparato effimero, cioè un apparato che viene fatto per un'occasione, e invece il reiterarsi del discorso, cioè il fatto che comunque questi quadri vengano riesposti e quindi diventino un concerto continuo all'interno della cattedrale, cioè all'interno del Duomo di Milano, e perciò diventano anche visivamente qualcosa di molto presente. E poi, anche per la loro immensità, perché sono dei quadri giganteschi, riescono a dare l'idea di una coralità che per noi diventa un punto fermo per comprendere che cosa voglia dire l'espressione anche in termini monumentali del realismo e del naturalismo. Faccio un paragone azzardato, so che è un paragone azzardato e che probabilmente qualcuno che potrà ascoltare queste lezioni si farà dei grossi punti di domanda, però faccio questo paragone azzardato. Al fine della costruzione di una pittura di realtà che potesse traghettare l'arte del post-concilio nei tempi a venire, a Milano si compie un'avventura molto simile a quella che era avvenuta molti secoli prima con gli affreschi di Giotto. Fondamentalmente, gli affreschi di Giotto aprono la strada verso il naturalismo occidentale, cioè quella rivoluzione che trasporta la pittura di greca in latina. E quindi con Giotto noi abbiamo una presa di coscienza di un rapporto differente con la realtà, perché Giotto si trova a non trattare più di eventi del passato, addirittura eventi dell'origine del mondo, ma si trova a dover trattare della vita di un santo attuale, di un santo recente, quindi di un santo del quale si aveva ancora memoria. E allora che cosa salta fuori nella Basilica Superiore di Assisi? Salta fuori un ciclo rivoluzionario, perché fondamentalmente Giotto deve mettere insieme quello che è il mondo della figura fino a quel momento acquisito con questa novità straordinaria, il fatto di trovarsi davanti a una santità recente. Se ci pensate bene, il discorso è analogo a quel che accade a Milano al momento nel quale vengono decisi questi apparati per la festa per la canonizzazione e per la beatificazione di Carlo Borromeo. È vero che c'era già una tradizione riguardo a questo tipo di raffigurazioni, però quello che viene messo in atto è qualcosa di molto più profondo, perché viene tentato un bilancio dell'esperienza di santità di Carlo Borromeo, della sua attività di vescovo, della sua attività di pastore, e poi, coi miracoli del Beato Carlo,
addirittura quelli che sono i momenti nei quali la sua santità dal cielo diventa attività reale nel miracolo sulla terra. Questo ha imposto agli artisti, proprio come una necessità, quella di non poter rendere troppo aulico e troppo, cioè, distaccato il discorso sul santo. Anche lui era un santo recente, quelli che vedevano i quadroni potevano essere i bambini sopravvissuti alla peste del 75 e ricordare le grandi processioni, potevano ricordare il Lazzaretto, ma ci potevano essere quelli che ricordavano il Beato Carlo, San Carlo, che ad orso di mulo va a visitare le parrocchie delle diocesi. Capite? Esiste questa ambivalenza fantastica tra il dato di realtà e la necessità di impiantare un discorso drammatico-teatrale che nei quadroni di San Carlo diventa palpabile. Noi abbiamo allo stesso tempo una dimensione apertamente teatrale nella costruzione di questi quadroni, soprattutto i quadri della vita del Beato Carlo, estremamente teatrale, che però tiene dentro di sé una gran forza di realtà. Cioè, un qualche cosa che bada alla storia. Cioè, non trasfigura la storia, non la cambia, non la addolcisce. Anzi, fa in maniera che questa storia, proprio per come è, cioè anche per quella sua brutalità, perché la rappresentazione di San Carlo tra gli appestati non è certamente un episodio gradevole. Ecco, anche questa brutalità diventa in qualche modo parte della comunicazione, diventa parte della comunicazione dell'arte in quel momento, cioè non c'è il rifiuto di nulla che possa essere parte della realtà. E questo è un elemento basilare per capire anche le scelte di Caravaggio, perché Caravaggio respira questo tipo di ambiente, respira questo tipo di ambiente che non ha paura di esprimersi anche nella brutalità delle cose. Chiaramente il tutto inserito nei pittori milanesi, il tutto inserito all'interno di qualche cosa di estremamente sorvegliato, cioè tutto quello che viene rappresentato appartiene al sacro teatro, no? E quindi tutto ha una caratteristica fortemente evocativa. I quadroni del Beato Carlo e le storie, i miracoli del Beato Carlo, per l'appunto, hanno proprio questa dimensione nella quale teatro e fatto reale non si scontrano, ma riescono a entrare in rapporto l'un con l'altro fino a diventare capaci di far entrare nel mondo che rappresentano. Quindi capite che in questo senso il dettato di Trento viene portato veramente alle sue estreme conseguenze. E non è un caso che una delle manifestazioni più straordinarie di questa cultura sia la cultura dei Sacri Monti, in particolare del Sacro Monte di Varallo, nel quale chiaramente, iniziato già prima dell'epoca di San Carlo, assume dall'epoca di San Carlo in poi quel tipo di assetto che ha fino ad oggi, fino a diventare, come lo chiama Giovanni Testori, il gran teatro montano, ovvero la trasmutazione della storia vera della vita e della passione di Cristo, che si tramuta in un teatro capace di insegnare, capace di piacere e di commuovere, cioè di portare dentro. Cioè, capite? In questa maniera il dettato artistico diventa coinvolgente del tutto, perché cos'è che viene coinvolto? Non soltanto non soltanto l'organo della vista, ma anche il tatto, perché fino a un certo punto queste sculture erano quasi toccabili, in alcuni casi prima degli interventi che sono stati poi fatti
e che sono diventati, hanno portato a una lettura più devozionale, cioè di sguardo. Prima la possibilità era quella di arrivare quasi ad abbracciare le statue e quindi ad entrare in questo teatro e quindi a entrare in un mondo che era un mondo allo stesso tempo dipinto, scolpito e partecipato. Ora, questa idea del grande teatro, di questa idea di una realtà che si fa teatro sacro, è un elemento fondamentale nella cultura milanese di quello scorcio di secolo e che ci fa capire moltissimo che cosa respirava anche Caravaggio, ma ci fa capire anche come il discorso sulla realtà non fosse qualcosa di distinto o distaccato dal discorso sull'arte. E perciò esprimere anche concetti fortemente realistici in un ambito che è l'ambito della storia, anche della storia dei santi, per i milanesi non aveva questa, come si può dire, non aveva questa tensione che invece ha in altri luoghi, particolarmente a Roma. Cioè, se voi pensate che è soltanto attraverso il passaggio di Caravaggio e attraverso il passaggio di quelle che sono queste idee che vengono portate al centro del mondo, cioè a Roma, e da lì si propagano seguendo Caravaggio e seguendo un istinto che viene fuori proprio anche come cultura del secolo. È solo in questa maniera che noi riusciamo ad avere i focolai napoletani con Ribera e poi con gli artisti che poi saranno chiamati i Tenebrosi a Venezia. E quindi un mondo che guarda al dato di realtà, anche il dato di realtà spietato, spiegavo prima, senza la paura di arrivare a non essere comprensibili e quindi a perdere di vista quello che è il decoro di cui si è detto. Capite un po' che cosa si va formando quando un genio parte da questi presupposti e fa diventare questi presupposti elementi immancabili per interpretare anche un dato di società, anche un dato di religiosità. Cioè, non è da escludere, non si escludono l'un con l'altro il dato di società e il dato di religiosità. Quindi capite un po' cosa era questa fucina di artisti. Vi cito soltanto alcuni nomi in maniera che li possiate magari andare ad approfondire minimamente la loro biografia. Tra tutti, chiaramente, il più carliano dei pittori milanesi è giustamente Giovanni Battista Crespi, detto il Cerano. A Cerano sono affidati alcuni dei quadri più belli della vita del Beato Carlo, ma anche alcuni dei quadri più drammatici dei miracoli del Beato Carlo. E quindi con delle scene che sono veramente crudeli, con delle immagini che fanno proprio veramente pensare alla durezza del vivere con queste gambe gonfie per le quali si chiede il miracolo, le gambe in cancrena, mammelle con tumori, quindi una società estremamente sofferente che viene messa in scena non per il gusto di esprimere l'orrido, quanto piuttosto per un bisogno di emancipazione da questo tipo di mondo. E quindi Cerano è straordinariamente partecipe di quella di questa volontà portata avanti da San Carlo. Ma insieme a lui abbiamo anche Giulio Cesare Procaccini, che è fratello di Camillo Procaccini, pittori che vengono da Bologna, si trasferiscono a Milano e a Milano fanno fortuna. Giulio Cesare è quello che fondamentalmente si affianca nella carriera a Cerano, soprattutto per le grandi commissioni, anche per i quadroni, ed è ha una connotazione più dotta, più aristocratica chiaramente, però lui stesso riesce a esprimere, a dare questo senso di tensione. Ma anche Morazzone,
Fuori dubbio, tra i più belli, i più ricchi di questa spiritualità e di questa tensione drammatica, abbiamo Tanzio da Varallo, il quale lavora ai Sacrimonti insieme al fratello che plasma alcune sculture tra le più belle, ma riesce a dare questo senso patetico della tensione emotiva, del teatro che diventa teatro religioso, teatro di realtà e che noi rintracciamo sempre come filo rosso in quella che è la formazione del Gran Caravaggio.